Hey Kuj, ben ritrovati alla vostra Androlink 91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova staffa dell'eroe. Oggi ci tocca andare a scoprire Toppa Sorpresa, anche se l'altra volta mi sembravano più le dolci che delle sorprese, ma vediamo un po'. Aha, ecco qua. Vediamo un po', sì. Sì, a quanto pare effettivamente sembra una torta, anche perché effettivamente vediamo del però parco giochi, boh. Ci sono ben 7 livelli da scoprire. Direi di iniziare col primo. Parco giochi. E... ok. Sembra alquanto intrigante dall'anteprima. Ok, speriamo che lo sia. Qui già troviamo... ah, però, aspetta. Sembrerebbe strano, ma mi dici di andare in qua. Come mai? Era una freccia, ma vabbè, sarà solo così. Tanto per decorazione. Ma aspetta un po', ora che ci penso, no? Noi qui possiamo salire, ma qui no, bisogna fare un attimino un trick per salire, strano. Ecco, invece quella macchina decide appunto di andare in qua. Oh, grazie, mi serviva. Anche se ora penso che fosse più utile di qua, vero? Già, sì, probabilmente è così. Posso spostarlo? Non posso spostarlo. Ma vabbè. Uio! Sta quasi per farmi male. Per un pelo l'ho evitato, ma qua cosa ci sarebbe nel caso? Ok, penso di aver capito come prendere uno dei tesori. E questo non fa nulla? Niente, ok. Tu ciao. Ora sono molto curioso, però. Aspetta, io posso spostarlo, questo? Posso spostarlo! Ora ho capito perché... ah, ecco! Mi facevano spostare le macchine, quindi, prima. Mo' torno un attimo all'inizio livello, allora. Ecco qua, vedi, questo quindi posso tirarlo. Mi tocca farli rispawnare? Per capire bene come li tirano? Ecco, è tanto semplice, basta che ci salivo sopra, no? Andre Link, su! Orso di peluche, si addormentava sempre sul posto di guardia e alla fine è stato licenziato. Perché... no, poverino! Gli rubo l'arma e poi lo ammazzo. Bene, ma poverino. Con quale cattiveria lo ammazzo? E sì, posso entrare qui dentro io? Effettivamente posso, ma a quale scopo? Posso poi effettivamente salire sopra? Wow! Ma... ma aspetta! Ok, vabbè, sì, devo salire per forza qui sopra. Bene. Aspettiamo con calma. Opla! E poi rioppa là dentro. Anche qui aspettiamo un attimino. Ok, aspetta ancora. No, voglio proprio giocarmela tranquillo, sul sicuro. Perfetto. Aha! Hopla e rioppla. Ti seguo, però tu dimmi dove vai. Sì, sì. Ok, vai sopra, vai. Perfetto, ti seguo. Dai, su. La nuvola? No, dove... no, dai ragazzi. Proprio come faccio a mancarlo da lì. Robot di latta. Questo antico robot è un pezzo costoso, molto ricercato dai collezionisti. Ah, ok, ora devo andare sopra. Waddle Dee, aspetta. Ok. Opla. Ah, no, ecco, devo andare qui. Prima sì, poi dopo qui. Opla. Andiamo, opla, ehi, ciao. Ah, quindi ora ho questo power up. Perché ho questo power up? Fammi vedere un po'. No, non mi sembra sia necessario. Beh, magari sì, ci può muovere più velocemente attraverso il livello, ma...
Eccolo, dai, ci siamo. Pronti. A quale scopo però? Ah, serve. Sì. Beh, certo. Oh, re, principe, quello che sei. Dammi. Niente, già ho preso allora. Devo scendere. Wow. Ah, ma questo... Ai, ai, ai. Fammi indovinare, perché devo salirgli in groppa ora? Ci sarà sicuramente... Ecco, vedi, qua ci sono un po' di tesori. Un po' di perline. Ai, ai, ai. Aspetta, fammi ritornare qua sopra. Ah, qua bisogna scendere qui, ok. No, no, allora. Vai, Kirby bombarolo? No, ok, niente, ho ripreso questo. Mannaggia te, mannaggiaci. Niente, vabbè, mo sono arrivato oramai. Però vorrei capire se ho mancato. Beh, via tu. Aspetta, questo c'è qualcosa che non va qui. Mi sa che mi serviva Kirby bombarolo. No, no, non serve a quanto pare. Presto. Ah, quindi... Aspetta, allora che te lo prendo tutto. Oppla, preso. Ma qui posso salirci? Sì. Anche perché sennò non posso continuare il livello, se non vado lì. Qui invece? Niente. Attenzione che diventiamo... posso fare... No, ragazzi, è assurdo. No, fantastico. Che figata. Bene. Ora c'è... No, dai. Finalmente l'ho preso dopo 2 ore che ci provo. Veramente sono 10 minuti che ci sto provando, davvero. Questo è il tema musicale del parco giochi. Sono già ad un quarto d'ora di registrazione, ragazzi. 10 minuti solo per prendere sto coso. Mamma mia, però ce l'ho fatta, dai. Ce l'ho fatta, almeno sono soddisfatto. Mamma mia. Non ci posso credere. Prendiamo altre locomotive. Ho recuperato, credo, tutti quanti gli amichetti di Kirby. Dovrei aver recuperato. Eccolo qua. E quindi andiamo tutti quanti insieme verso la vittoria. Grande. E mi fermo su questo qui. Sì, ce l'ho fatta. Quindi oro assicurato.
Tarararararappa. E la toppa martello? Perfetto. La toppa martello, ci ho azzeccato. Beh, certo, con la qualità del 3DS non è che si possono fare miracoli, però insomma ci si vede abbastanza bene. E lancio lungo! Può andare alle Olimpiadi. Bene. Andiamo subito a vedere. Salto col fungo. Oh, cosa? Vediamo un po' subito. Ora mi intriga parecchio. Salto col fungo. Ok. Sembra interessante. Oh, yes. Questo è il regno di... Oh, i funghi che saltano, effettivamente. Proprio il nome è quello che dice. Via tu, Lumacona. Yay. Yay. Ste api maledette. Ok, devo avere un potere. Non ho nessun potere, stranamente. Vabbè. Ecco perché lo prendo ora. Tu sei il primo che lo assaggia, bene. Né, più tanto non salta, però vabbè, dai. Mi sa che dovevo usarlo come trampolino, però, non come... Anche se ci arrivo facilmente lì, quindi non capisco. No, levati. No, quello è cattivo, è un fungo cattivo. Cioè, è un simil fungo, non è proprio un fungo... Ah, ci picchia. Posso arrivarci lì? Ah, ma posso toccarci qui? Quindi bastava che ci arrivassi con... Ecco, ora ci capiamo. Ora ho capito come fare per saltare più in alto, bene. Preso! E il primo è letto fungoso. Perché latto? Letto fungoso. I funghi a molla con cui è costruito ti faranno rimbalzare dal sonno. Non ha molto senso questa cosa, ma ok. Al volo, Kirby, devi aprirlo al volo. Oh, attenzione. Questo non mi piace. Il Waddle... Waddle Dio. Com'era il... Perché c'hanno il nome simile. Oppla, grande e la Peppa. Nuovo potere. Se ve l'hanno dato, effettivamente, vuol dire che serve questo, no? Oppure danno i poteri a caso. Oh, ce l'ho fatta. Ok, questo. Grande. Oh, no, Kirby. Oppla. Chi è che rompe le scatoline? Attenzione! No, piano Kirby, piano! Mannaggia! Mannaggia a te, Kirby! Oppala, ok. Tranquillo, che ci arriviamo. Lampada fungosa! Sembra davvero un fungo! Vuoi vedere che cresce da sola? Non credo, però. Sarebbe troppo OP. È la lampada che tutti quanti vorrebbero dopo, no? Oppla! Attenzione, arriva la bomba! È arrivata! Ciao! Ah, quello è elettrico, certo! Ma qui che mi serve per tornare sopra? Perché c'è qualcosa che effettivamente ho lasciato per caso? No, sopra non c'è nulla! A parte sto coso che rompe le scatole. A volte è elettrico, a volte fai funghi, non si capisce. Bene, lanciami!
Ma cosa... cosa sei tu? Essere immondo. Ok, quello se n'è andato. Tu che mi dai? Dai una mossa, principe. A questo mi ridai. Ragazzi, però decidetevi con i poteri. Una volta uno, una volta un altro. Ce ne vuole uno. Uno per tutti. Intanto controllo bene che non ci sia, che io non lasci nulla al caso, perché... ah, ecco. Cioè, vado sempre su, ok, ma... però devo capire se lascio qualcosa. Andiamo qui. Bene, questi faccio un po' di perline. Ah sì, è molto più utile questo, effettivamente. È più immediato, perché invece l'altro ti aspetta la bomba che la carica e poi la lancia e non sempre va dove vuoi tu. Bene. Ecco, andiamo qui che sicuramente c'è qualcosa. C'è qualcosa. Infatti, il salto col fungo. Questo è il tema musicale del salto col fungo. Hoppla. Wow, quanto in alto arriva. Guarda ragazzi, è fantastico sto posto. Però non sempre ti lancia dove vuoi tu. Proprio ha intuito. Se mi fermo... sì, sui tre mi fermo. Quindi prendo l'oro sicuro, bene. Molto molto bene. Grande. E anche questo livello è completato al 100%. Ora ne facciamo un altro e poi ci fermiamo, perché sicuramente il quarto livello c'è il boss. Oramai più o meno Kirby funziona così. Hai trovato la toppa torta. O torta. È torta o torta? Perché hai fatto un torto, quindi è torta. Se no, perché torta vuol dire che è una cosa è storta. Certo, sempre a femminile, perché c'è anche torto, che significa storto. Oppure mi hai fatto un torto. Vedete, vi faccio anche lezione, vedete quanto sono bravo? Aspetta un po'. Qua sopra, ah ecco, quindi un altro livello ancora? Ma qua sopra c'è il boss sicuramente, che scopriremo secondo me dopo questo livello. Via dei dolciumi. Quindi non capisco, io ancora sto aspettando la sorpresa. Non ho ancora capito qual è la sorpresa di questo livello, di questo mondo, di questa toppa. Quindi qui non posso cascarci. Tu Waddle Dee mi hai già stancato, eh. Ah no, aspetta, allora Waddle Dee è quello con l'occhio e Waddle 2 è quello con due occhi. Principalmente le differenze sono queste, se non sbaglio. A meno che io non possa entrare da qua. No, perché non c'è modo qui. Quindi continuiamo ad andare avanti su queste... oddio, sembravano gli abbracci, mi sembravano. No, il potere questo non lo voglio perché non mi piace affatto. Aspetta, vuoi vedere che posso rompere la parte in cioccolato? No, non posso romperla. Vabbè, nulla. Mi scusi? Ecco, grazie Kirby. Io so che ti danno il power up fatto apposta per completare il livello. Però ragazzi, almeno non sembra il power up adatto quello che ho preso... cioè, quello che c'era lì che mi voleva far prendere il gioco. Ne fa un altro? Se ne fa un altro? Ah, però viene schiacciato malamente. Quindi devo proprio aspettare che ci sia... e questo come lo sposto ora? Ecco che mi serviva quel power up, ora ho capito. Lo faccio così uguale. Eh sì, credo che ti diano modo di vincere forse con quasi tutti i power up o comunque sia
quello del livello quello del livello precedente almeno. Secondo me è questa la meccanica del gioco, di farti vincere quasi con tutti i power up che ci sono. Se no non ha senso, ragazzi, la cosa. Ok, dai, che ce la facciamo? Ah, quanti? Li sto mancando praticamente tutti. Però, ragazzi, io non punto a questo, ovviamente. Punto ad altro, che è il completamento di tutti quanti i tesori e cose varie. Ok, no, 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 no. Ok, perfetto, ci abbiamo quasi fatto ad arrivare di qua. Mannaggia, quanto è difficile. Oh, accidenti a voi. Non ho ancora trovato nulla. E va a finire, ragazzi, che non trovo nulla davvero, eh. Ok, là vedo qualcosa, quindi potrei arrivarci. Sì, ci sono arrivato. Ma non è un tesoro? No, non è un tesoro. Quindi dove sta? L'ho mancato sicuramente, l'ho mancato. Allora, qua ci sono altri due power up che sinceramente non mi dicono nulla. Però mi sa che devo prendere... Forse prendo la bomba. Mi sta di più così, ho intuito la bomba. Più interessante. Che poi non vorrei dire niente, ma prendere un CD musicale anche qui non avrebbe senso, perché già questa musica l'abbiamo già trovata. Senti, principe mi dà sto power up, quindi usiamolo un po'. Che cavolo. Accidenti. Va bene che mi salvo, ma mi fa perdere un sacco di gemme. Non ce l'ho più. Non ne ho più praticamente. Accidenti a voi. Ci picchia. Ah. Bene, bene, ce l'ho quasi fatta. Ok. Ah, qui sotto sta. Bene, allora andiamo a prenderlo. Ok, ecco l'apertura che aspettavo. Entra. Ah, però non è facile, eh. Arca miseria. L'hanno studiata bene, l'hanno studiata, eh. Ok. Vediamo un po' il CD. Oh, toppa erbosa? Ma abbiamo già preso toppa erbosa, che ci faccio? Ok, preso, bene. Aspetta, però mi diceva di andare sopra qui, se non sbaglio. Oh, yoyoy. Eccolo, eccolo. Bene, vai. Perfetto. È un modo per skippare il livello o è un modo per farmelo giocare? Per farmi prendere tutto quanto quello che mi serve da prendere. Oh, c'era anche una trasformazione? No, no, qui come ci arrivo, mo? Ah, ecco, basta che ci vado così. Però devo farmi la strada, devo farmi. Niente, non ce la faccio a farla al primo try, purtroppo. Quella devo rifarla per forza perché ho praticamente preso male tutte le nuvoline lì. Quindi devo rifarlo per forza, devo rifarlo. Sì, una cosa veloce. Che posso capire che mi devi far perdere un po' di perline, però cavolo. No, tutte. Ok, ci siamo. Non lo so. Sinceramente non so come prendere uno dei tesori, perché uno lo so, l'ho visto, ok. Però, boh, non so l'altro. Dov'è?
Questa dov'è? Qui sopra. Però no, non mi sembra che sia il boss. Ma tutto quanto in alto va. Può anche essere che il boss è l'ultimo livello, eh. È una torta praticamente, sì. Una torta a strati. Orchestropoli? Nonostante io abbia detto più volte che non punto al 100%, beh, forse meglio farlo, perché no? Allora, ecco il primo, che l'ho visto mentre saltavo. Un cuscino delizioso che farebbe una gran figura in un bar. Ok, e quindi una è fatta. Quindi ora la prossima, che so già dov'è. Devo solo regolarmi un attimino con quanto veloce vai. Ora, con molta calma. Aspetta, e se provassi però invece a scansarmi appena scendo? Perché tu dici, vabbè, sta lì, come fai a scansarti? E infatti non posso. Ok, sono, parto da qui, quindi faccio praticamente dal secondo, no? Ecco. E è fatto. Dovrebbe essere facile per Kirby passarci, no? Molto semplice. Poi proviamo subito. Perché prima l'ho rotta in una maniera stupida. Perché di quale perline? Che bello, invece no. Devo prendere questo. Come dolce. Se sei a dieta sarà meglio cercare un altro posto per i tuoi vestiti. Bene, anche il terzo livello è fatto. Wow, quasi un'ora di registrazione per trovare quel maledetto. Qui, oh, per trovare quel maledetto tesoro. Attenzione, si va da un'altra parte? Mi fa tornare qui, mi fa tornare? A quale motivo? Cioè, poteva semplicemente mettere un muro invisibile. Siamo in alto. Che gli costava farlo? A meno che per loro, per motivi di programmazione, gli è più comodo non mettere nulla. E chiamali un po' stupidi. Quindi c'è almeno un altro... Aspetta, vediamo. Ok, salto col fungo l'ho fatto, quindi... mancherebbe davvero... 1, 2, 3, 4... Sì, praticamente ci siamo. E l'ultimo forse è il boss a questo punto. Ma va benissimo così. Bene, Cugio, allora questo video termina qui. Domani continueremo e penso che finirò tutto quanto il livello, sì. 4 livelli li facciamo velocemente. Ad ogni modo, io vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!